interventi, il dibattito è alla fine, come sempre, come tutti gli anni. Sì, certo. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Se lo segna, il relatore rimane, no? Se invece deve andare via, lei c'ha una domanda importante, la facciamo anticipare. Cioè, per carità, ha parlato 10 minuti, ma adesso non è, no? Amici, senta, però c'è un problema, questo non è un palcoscenico in cui ciascuno di noi fa, allora bisogna cerchiamo di facciamoci a capire, seguiamo l'ordine delle cose così come esso è stabilito, poi ciascuno fa i propri interventi, dice quello che deve, ritiene giusto di dire, critica e non critica, eccetera. Cioè, siamo già al secondo intervento e cominciamo a dire non va bene, non avete fatto male. Guardi, se lei ci lascia, non perdiamo minuti preziosi, forse non arriviamo all'una, perché ciascuno di noi si è dato un tempo molto limitato. Stavo dicendo prima che il signore mi interrompesse, che mi sono fatto un canovaccio, proprio perché poi noi siamo abituati a parlare e ripetere gli stessi concetti, proprio per dire 4-5 cose che ritengo importanti di comunicare in questa giornata, proprio 4-5 punti minimi, per poter dare spazio agli altri e comprimere la parte, diciamo così, vincolata, obbligatoria di questa giornata, che è quella delle relazioni delle persone. Tornando a noi, volevo innanzitutto rimarcare quello che ha accennato l'assessore circa il riconoscimento denominato Busto della Trasparenza e Premio Nazionale Rating di Legalità della Pubblica Amministrazione che ha conseguito la Regione Marche, semplicemente non perché no? Perché poi succede che chi si loda troppo poi alla fine non fa grandi percorsi, però è un segnale che l'amministrazione in questi anni sotto l'aspetto della trasparenza si è mossa nella giusta direzione, quindi più che lodarsi, e per me diventa importante perché poi il lavoro più importante, più principale, non l'ho fatto io personalmente ma l'ha fatta la dottoressa Bonvecchia che mi ha preceduto in questa funzione, quindi anche in questo senso lo ritenevo importante di ricordare questo dato. È un segnale che si sta lavorando bene, quindi di proseguire in questa direzione, cercare di raffinare, di migliorare e rendere ancora più accessibile i dati, le informazioni, tutto ciò di cui l'amministrazione dispone. Un altro dato importante è che nel 2017, importante, significativo, vi sono stati soltanto 3 accessi civici, accessi intesi in senso tradizionale, che sono stati evasi in tempi abbastanza rapidi, molto prima del termine di decadenza, perché si è spesso trattato di informazioni che non era obbligatorio pubblicare, ma che comunque laddove possibile sono state rese, perché non c'è niente da nascondere, oppure erano già informazioni che erano pubblicate e per cui si è trattato di indicare a colui che aveva fatto l'accesso il sito dove poteva reperirlo. Riallacciandomi al discorso che ha fatto la dottoressa Baldassarri, volevo comunicarvi che la Regione Marche con questo piano ha tentato di implementare il concetto di prevenzione della corruzione, la legge Severino, e individuando, seguendo sempre la legge di Severino, che voi sapete individua le aree a rischio, no? Che sono le autorizzazioni e concessioni, le scelte del contraente, quindi in senso lato l'affidamento delle forniture degli appalti, sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, concorsi e prove selettive. Quindi è stata quello che il piano ha cercato di portare avanti, è un'analisi dell'organizzazione e delle procedure al fine di individuare i processi a più elevato rischio di corruzione, i probabili eventi rischiosi e le misure di prevenzione della corruzione in concreto più adeguate ad eliminare e neutralizzare tale rischio. Il piano 2018-2020 ha intenzione di approfondire nel triennio l'analisi del contesto interno con riferimento alle nuove strutture e alle relative competenze e definire una strategia di gestione del rischio più mirata sui singoli processi, fornendo alle strutture che li gestiscono strumenti adeguati per organizzare al meglio l'attività. Nel triennio
nell'ultimo triennio, il personale che risulta impiegato in procedimenti a rischio, così come sono stati individuati dalla legge e li ho citati prima, ha così partecipato a laboratori formativi che sono stati realizzati dalla scuola di formazione regionale, prendendo in esame i procedimenti da loro stessi proposti. In questo anno il lavoro è proseguito esaminando i procedimenti scelti direttamente dai dirigenti, tra quelli a più elevato rischio di corruzione, e che sono stati riportati nell'allegato B del piano. Sono stati così analizzati i punti di forza, le criticità di ciascuna procedura dal punto di vista dell'integrità e del rischio di fenomeni corruttivi, e sono state elaborate proposte puntuali di innovazioni procedurali ed organizzative che sono state restituite ai dirigenti al fine della loro concreta applicazione nello specifico procedimento o processo di lavoro. La dottoressa Baldassarri ha già accennato che l'applicazione di misure specifiche di prevenzione della corruzione ai procedimenti a più elevato rischio costituisce anche un obiettivo trasversale di funzionamento a livello di servizio. Ora, volevo richiamare l'attenzione sul fatto che questo lavoro portato avanti con una certa, diciamo, costanza nel senso di continuità e in maniera molto valida, poi diventa un modo anche diverso di lavorare, per cui i corsi di formazione hanno avuto proprio lo scopo sistematico di analizzare tutti i dubbi che questi funzionari dipendenti avevano in ordine a quei procedimenti, di risolverli e di abituare queste persone a lavorare in una maniera più, diciamo, adeguata alla finalità perseguita, che è quella appunto di prevenire fenomeni di corruzione o di non trasparenza dell'attività amministrativa. Il piano delle performance del 2018-2020 prevede infatti un obiettivo chiaro: individuare almeno un procedimento ad elevato rischio corruzione su cui intervenire, elaborare un progetto che contenga le misure di regolamentazione, controllo, semplificazione, digitalizzazione, trasparenza e partecipazione, rotazione, eccetera, da applicare in concreto, e la relativa tempistica d'attuazione. Infine, attuare tale innovazioni organizzative, procedurali e tecnologici. In tal modo, l'attività formativa, che rappresenta uno dei tasselli fondamentali della strategia di prevenzione della corruzione, potrà avere delle ricadute effettive sulle qualità dell'azione amministrativa. In questo settore, in questa materia, quello che il compito assegnato, non tanto al sottoscritto, ma alla totalità dell'amministrazione, è quello di fare prevenzione. Noi riteniamo, abbiamo ritenuto, e ripeto, i risultati possono cominciare anche a darsi ragione, ci rivedremo il prossimo anno per valutare tutto questo lavoro, poi in che cosa in concreto ha prodotto. Noi riteniamo in questo modo di fare opera di prevenzione in maniera efficace. Un altro dato, un'altra cosa di cui volevo in conclusione darvi conto è un'attività che si è svolta nell'anno passato per la diffusione della cultura e della legalità anche tra i cittadini e in particolare gli studenti. Qui si tratta un attimo di fare una rendicontazione di questa attività, infatti chiedevo alla dottoressa Carfagna se per cortesia poteva riferire quanto fatto. Velocemente, questo è un progetto che è stato realizzato l'anno scorso in collaborazione con l'Associazione dei Consumatori Acqua Marche e nell'ambito di un programma del Ministero a valere sui fondi appunto delle sanzioni devono essere destinati a iniziative a tutela dei consumatori. E tra i vari progetti contenuti in questo programma della Regione Marche c'era un progetto proposto dall'Associazione Acqua Marche e condiviso da CRCU, che è stato realizzato appunto in stretta collaborazione. In pratica si è partiti da un'analisi di quella che era la situazione della conoscenza sul territorio
del livello di conoscenza delle tematiche della trasparenza attraverso una prima fase in cui sono stati coinvolti dei divulgatori, cioè dei cittadini particolarmente attivi segnalati dall'Associazione dei Consumatori su queste tematiche, e che sono stati formati e sui quali appunto con i quali si è lavorato con la somministrazione dei questionari per capire quali erano le tematiche di più interesse e anche i target a cui rivolgersi, le modalità con cui rivolgersi a questi soggetti. È emerso da questa prima fase che c'era una forte importanza di coinvolgere le giovani generazioni, cosa che tra l'altro le associazioni ci hanno detto anche in altre occasioni, e per questo la seconda fase, cioè quella diciamo che è proprio il clou dell'attività che si è svolta nel 2017, diciamo nella seconda parte del 2017, ha visto la realizzazione di 5 giornate sul territorio destinate agli studenti, in cui sono stati trattati i temi della legalità e della partecipazione democratica, e soprattutto appunto sensibilizzando i giovani rispetto ai tematismi di loro stretto interesse, quindi facendo un raccordo con le questioni che le riguardano, che riguardano loro. C'è stata una grande partecipazione. La seconda parte di ognuna di queste giornate, che è stata dedicata invece agli operatori del settore per far conoscere meglio le tematiche dell'accesso civico, delle carte dei servizi e diciamo quelle che riguardano le pubblicazioni su amministrazione trasparente al fine di assicurare che tutte le amministrazioni adempiano, e qui ci sono stati più gli stakeholder, anche alcuni cittadini coinvolti dalle associazioni, ma molti diciamo più funzionari dei comuni delle amministrazioni interessate. E la terza fase appunto è stata solo quella della rendicontazione, ovviamente, che comprendeva appunto anche questo momento di restituzione dei risultati, e volevo darvi solo qualche dato. Allora, i video delle giornate sono tutto il materiale pubblicato è disponibile sul canale YouTube AQQ Bui dell'associazione ACU, quindi se chi vuole avere delle informazioni e rivedere i video sono ancora disponibili. E invece per quanto riguarda, senza che vi do il dettaglio delle singole giornate, per quanto riguarda la partecipazione, hanno partecipato circa 300 studenti in tutte le 5 giornate e circa 90 cittadini nella seconda parte della giornata. Come sensazione, io ho partecipato a due o tre di questi incontri. E veramente posso testimoniare personalmente che i ragazzi hanno partecipato molto alla discussione, e anche forse grazie a un relatore di particolare prestigio, perché era un avvocato che aveva difeso le vittime della mafia in Sicilia ai tempi di Pio La Torre e quindi di Mattarella, credo proprio degli omicidi, quindi per i ragazzi è stato molto coinvolgente. E anche però mi sembra la seconda parte ha avuto comunque riscosso interesse, pertanto io penso che l'iniziativa è stata positiva e penso di aver relazionato correttamente, dottor Amici, quindi mi fermo qui. Allora, adesso abbiamo il collega del Consiglio, segretario generale del Consiglio, Massimo Misiti, per il suo intervento. Prego Massimo. Buongiorno a tutti, sono Massimo Misiti, sono il segretario generale e sono responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo da 6 mesi, quindi dal 22 dicembre 2017. Il Consiglio regionale delle Marche, come noto, ha un piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza distinto da quello della Giunta, che viene aggiornato ogni anno anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica sulla sua attuazione secondo quanto previsto dalla 190 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. L'attuale piano è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 2018.
Le misure previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione per la trasparenza del Consiglio per gli anni 2018-2020 sono collegate con la programmazione strategica e operativa del Consiglio tramite il programma annuale e triennale di attività di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi. Si fa presente che secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 del 2010 per il Consiglio regionale il programma annuale e triennale di attività e di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi rappresenta il piano della performance previsto dall'articolo 10,1 lettera A del decreto legislativo 150 del 2009. Il programma annuale e triennale di attività di gestione del Consiglio costituisce un allegato al bilancio di previsione finanziario del Consiglio stesso, quindi è connesso anche alle risorse finanziarie. E quello relativo agli anni 2018-2020 è stato approvato con deliberazione numero 67 del 22 dicembre 2017. Per il triennio 2010-2020 il programma annuale triennale prevede che tra gli obiettivi generali l'aumento della trasparenza e dell'accessibilità ai dati e ai documenti, l'approvazione di testi unici e leggi regionali di semplificazione, l'attuazione delle disposizioni relative al controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche, la conservazione degli archivi digitali, l'applicazione del regolamento UE 679 del 2016 per quanto riguarda la privacy e la tutela dei dati personali e la convenzione, l'attivazione con la società unica appaltante della Regione Marche per l'acquisizione di beni e servizi al fine di conseguire condizioni più vantaggiose ed ottimizzare le procedure, il completamento dell'amministrazione contabile è stata prevista nello specifico per quanto riguarda la presentazione per la prima volta del conto giudiziale davanti alla Corte dei Conti. Il piano dettagliato degli obiettivi viene adottato annualmente da parte del segretario generale previo parere dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato di controllo interno di consultazione. Gli obiettivi quest'anno sono stati conferiti il 28 di marzo e in particolare sono state assegnate le seguenti al segretario generale riguarda in particolarmente gli adempimenti sulla questione della privacy e per quanto riguarda la pubblicazione dei dati nominativi dei dati soggetti che percepiscono assegni vitalizi e nelle misure nelle somme perché è stata introdotta una norma, l'articolo 18 della legge 9 dicembre 2017 che ha modificato la 23 del 95 in cui all'articolo 17 bis è stata prevista la pubblicazione obbligatoria dell'importo degli assegni vitalizi che sono stati poi disciplinati in base alla legge con una delibera dell'Ufficio di Presidenza per quanto riguarda le modalità operative con la pubblicazione il 26 marzo del 2018. Alla segreteria generale, perché la struttura del consiglio è molto più semplice chiaramente rispetto a quello della giunta regionale perché ha solo esclusivamente tre servizi oltre la segreteria generale, alla segreteria dell'assemblea delle commissioni permanenti è in fase il rinnovo dei sistemi di strumentazione tecnica di supporto ai lavori assembleari per rendere più efficace i lavori e realizzare una maggiore trasparenza e partecipazione anche esterna alle sedute dell'Aula. All'altro servizio, in particolare a risorse umane, finanziarie e strumentali, dovrà predisporre il nuovo sistema di valutazione del personale del comparto e dell'agenda anche alla luce della nuova applicazione del nuovo contratto che è stato recentemente approvato che riguarda la Regione e gli enti locali, e anche l'aggiornamento dei patti di integrità in materia di contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore, come è noto, della legge del DLGS 50 del 2016. Ricordo che i patti di integrità sono una delle misure di prevenzione della corruzione prevista nel piano triennale della prevenzione della corruzione per la trasparenza del Consiglio regionale. Al servizio di supporto agli organismi di garanzia regionali che sono il CORECOM, la Commissione Pari Opportunità e l'Obusman e Garante dell'infanzia, dell'adolescenza e dei detenuti, è prevista l'attivazione in specifico del nuovo sistema informatico che è entrato in funzione da pochi giorni, quindi dal 1 di luglio,
del sistema informatico Concilia Web per la gestione delle conciliazioni e delle definizioni tra utenti e operatori della comunicazione. È stato inoltre assegnato un altro obiettivo per il funzionamento della rilevazione concernente il customer satisfaction, ossia l'incremento del numero di rilevazioni compiute dagli utenti al fine di avere un dato maggiormente significativo del grado di soddisfazione dei clienti, assunto come una delle misure di qualità del servizio già dall'anno 2017. A tutti i servizi è stata inoltre segnata l'attuazione chiaramente delle misure di prevenzione della corruzione per la trasparenza di rispettiva competenza, così come previsto nel piano triennale, al fine di assicurare in modo puntuale gli adempimenti previsti nel piano medesimo ed assicurare il necessario rapporto tra il piano della prevenzione della corruzione e il piano della performance. Per ogni obiettivo naturalmente sono stati indicati gli indicatori di TARPI e condivisi con il COCIP. Si evidenzia che la votazione chiaramente è condizione per l'erogazione della retribuzione e di risultato. Per quanto riguarda la riduzione della performance, si fa presente che il Consiglio regionale, la stessa è costituita dalla relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 del 2010, la stessa è presentata dal segretario generale all'ufficio di presidenza ed allegata al bilancio consuntivo dell'Assemblea. La relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2017 è stata presentata all'ufficio di presidenza ed allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 che è stato approvato recentemente il 12 giugno del 2018, che è riferibile nel sito amministrazione precedente sotto la voce bilancio dell'amministrazione trasparente. Io concluderei e ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimo. Che abbiamo adesso che dovrebbe, scusa assessore, abbia pazienza. Allora, avevamo detto che il dibattito si faceva alla fine, cioè che facciamo? Sono ogni atto. Il dibattito è finale, come sempre avviene in questa. Come avviene? Purtroppo capita. No, ma finiamo prima. Forza. Cerchiamo di accelerare. Allora, i cittadini all'unanimità, a parte che non è solo, non ci sono anche i cittadini, facciamo un sondaggio, volete fare un dibattito, domanda per poi? Il tempo ce l'abbiamo anche allora, io ho rinunciato alla conclusione perché ho fatto l'intervento iniziale, siamo d'accordo, se magari sono rimasti, chiedo sempre scusa, sono rimasti soltanto due, no? Se io li pregherei magari di accelerare, così c'è spazio per il dibattito. Esatto. Acceleriamo al massimo e c'è spazio per il dibattito. Quindi. Bravo, assessore. Va bene? Aggiudicato. Allora, adesso Alletti e poi Meconi, quindi Alletti. Ci appelliamo alla sua sintesi. Cercherò di essere veloce. No, comunque io ho delle slide per dare una traccia, ma cercherò comunque di esprimere abbastanza velocemente i vari concetti. E, tra l'altro io sono qui a nome per conto della dottoressa Di Furia, che è dirigente del Servizio Sanità, ad interim direttore dell'Agenzia Sanitaria, e in quanto tale anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Quindi mi ha pregato di rappresentarla in questa giornata. Allora, velocemente, per quanto riguarda l'Agenzia Regionale Sanitaria, volevo fare giusto una premessa, ma velocissima, su che cos'è l'Agenzia Regionale Sanitaria, perché spesso magari c'è un po' di confusione su quelli che sono ruoli e funzioni dell'Agenzia stessa. L'Agenzia è uno strumento operativo a supporto della
del servizio sanitario e delle politiche sociali. Sostanzialmente è una, un organismo che dà tutto il supporto necessario affinché tutte le attività di programmazione, di indirizzo eccetera svolte dai servizi della, della Giunta possano avere diciamo un supporto tecnico adeguato. Si è modificata nel tempo perché era nata come un organismo scientifico ed è diventata invece parte integrante. Faccio questo, questa premessa sull'agenzia proprio perché per evidenziare come l'agenzia in realtà è strettamente integrata nell'ambito di quelli che sono i funzionamenti del, dei servizi della Giunta e della Regione. E infatti poi, come vedremo, ha in condivisione molti, molti aspetti. L'organizzazione dell'agenzia si è modificata di recente, negli ultimi due anni ha avuto cambiamenti molto, molto rapidi, molto intensi, e ha fatto sì che sostanzialmente ci fossero anche dei cambiamenti nella, nella direzione. Naturalmente questo ha rappresentato da un lato un problema, ma dall'altro anche uno, una grossa opportunità per accrescere la capacità proprio di risposta a quelle che sono le esigenze delle, della sanità regionale, quindi a supporto di quelle che sono le attività della, della regione. E all'interno di tutto questo, quindi, l'Agenzia regionale, che ha questa duplice valenza di ente, chiamarlo ente non è neanche corretto perché in realtà non lo è più come era alle origini, quindi di, comunque di struttura autonoma, con una sua autonomia, con una sua capacità diciamo di indirizzo decisionale, ma in realtà non a caso le, i dirigenti sono comunque PF e quindi hanno, come dire, un'identificazione che è tipica della, di una struttura regionale, sono fortemente integrati nella, nella regione, nell'attività, e quindi supportano, quindi senza quasi possibilità di distinguersi con le attività che vengono svolte in particolare dal, dal servizio sanità. E in particolare poi condividiamo con la regione, non a caso il piano della performance, i sistemi informativi, l'organismo di valutazione è il medesimo della, della regione. Tutto questo lo dico perché poi anche ai fini del piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione, questo ha fatto sì che l'anno scorso, che è stato il primo anno di adozione dell'agenzia del, del piano, anche a seguito, se vogliamo, di una situazione abbastanza di difficoltà che aveva rappresentato la, l'agenzia, che è stata risolta poi anche grazie al supporto del segretario generale e poi anche della, dell'avvocato Costanzi. E quindi il primo anno di adozione del, del piano della trasparenza e della, della prevenzione della corruzione ha rappresentato un notevole passo avanti nella, come dire, identificazione, nella costruzione di una dimensione della, della stessa struttura. Il piano della performance, dicevo, quindi noi come agenzia siamo all'interno del piano della performance della, regionale, come anche altri enti peraltro, e sono già stati individuati e descritti le modalità di funzionamento del, del piano. Per quanto riguarda il 2017 all'agenzia erano stati attribuiti quindi obiettivi trasversali, come era stato indicato prima, e poi obiettivi specifici a ciascun dirigente, obiettivi che si declinano poi a loro volta in obiettivi diciamo di carattere generale e in obiettivi di secondo livello che sono obiettivi molto più, più specifici. Per quanto riguarda il 2017 è stato comunque un anno particolarmente impegnativo, legato, come dicevo prima, al fatto che era in atto comunque una riorganizzazione complessiva della struttura. Nello stesso tempo è stato anche l'anno in cui, come tutti i servizi regionali, l'agenzia è stata come dire, coinvolta nelle attività legate al, al dopo sisma, e quindi c'è stato un forte impegno in tutte le attività che riguardavano questi temi. E complessivamente, per quanto adesso per andare velocemente, gli obiettivi impegnativi sono stati comunque perseguiti e portati diciamo a termine,
con situazioni che hanno anche evidenziato, come è giusto anche riconoscere, situazioni di difficoltà, come dicevamo prima, legate anche a una situazione di riorganizzazione, per esempio per quanto riguarda la parte della riduzione della circolazione documentale cartacea, eccetera. Scontando il fatto della riorganizzazione, scontando il fatto delle nuove figure dirigenziali, quindi ci sono state alcune situazioni che però confidavamo nel proseguo, quindi con questo anno, quindi di risolvere completamente, proprio per dare visibilità di tutto quello che si sta facendo. La declinazione degli obiettivi era particolarmente dettagliata, perché le attività di cui si occupa l'agenzia sono ovviamente ampie, già da quelle che individua la legge di istituzione, che prevede dall'assistenza ospedaliera territoriale, l'emergenza urgenza, l'integrazione sociosanitaria, e la veterinaria, la prevenzione, quindi sono materie le più varie, e che quindi trovano a loro volta quindi una declinazione molto articolata tra i vari dirigenti. E anche la farmaceutica, quindi ci sono queste attività hanno comunque comportato hanno rappresentato un'attività particolarmente impegnativa per strutture, ripeto, che nel corso del 2017 si stavano alcune veramente costruendo ex novo. Quest'anno il piano, in coerenza con il piano precedente, prevede quindi una continuazione di alcuni obiettivi. Anche per quest'anno sono previsti obiettivi trasversali che quindi vanno a coprire tutte i dirigenti presenti, vanno a interessare tutti i dirigenti, e poi con un'articolazione anche quest'anno abbastanza complessa. Tra gli obiettivi trasversali di quest'anno, quindi il consolidamento delle azioni della trasparenza, e quindi qui ribadisco l'impegno sulle attività legate alla carta dei servizi, che comunque riprenderò dopo, e poi il discorso della digitalizzazione, quindi questo proprio per consolidare l'esperienza fatta nell'anno scorso, e quindi dare sicuramente delle risposte ancora più efficaci su questo tema. E in più un ultimo punto che volevo sottolineare, un obiettivo che riguarda la definizione degli indirizzi strategici per quanto riguarda la definizione del nuovo piano sanitario, questo trasversale anche al servizio sanità. E questo è sicuramente uno degli obiettivi più importanti che ha l'agenzia per questo anno. E poi con l'articolazione ancora per i diversi dirigenti, nelle diverse aree di attività, quindi dalla prevenzione, dalla veterinaria, la farmaceutica, l'integrazione, l'assistenza ospedaliera e via dicendo. Il piano della trasparenza, della prevenzione della corruzione, anche quest'anno quindi l'agenzia l'ha predisposto, è il secondo anno che lo predispone, e anche per quest'anno il piano è redatto in stretta integrazione e coerenza con il piano della regione, proprio perché molte delle attività e delle iniziative e delle azioni sono svolte in collegamento e in coerenza con la regione. E anche questa giornata della trasparenza, al di là del fatto che appunto vengono messi insieme più enti, ma è proprio perché le attività svolte da tutti questi enti qui rappresentati con la regione vengono svolti in totale coerenza. Voglio focalizzarmi solo su due punti per chiudere. Quali sono le cose su cui quest'anno su cui stiamo puntando in particolare? Il discorso della comunicazione. L'agenzia sta rivedendo completamente il proprio sito,
perché diventi veramente uno strumento di comunicazione, di trasparenza, per mettere a disposizione quanto più possibile le informazioni e i dati, tutto quello che riguarda la sanità. Nel sito attuale già la sezione della trasparenza è assolutamente a norma, completa, anche la bussola della trasparenza è riconosciuta al 100%, quindi per quanto riguarda la completezza delle varie sottosezioni. E quindi questo è sicuramente una delle azioni su cui ci stiamo muovendo per dare spazio all'interno del sito anche, per esempio, a quello che diventa il dialogo con le associazioni, con i cittadini, e in particolare ci sarà una sezione proprio sulla carta dei servizi. Un altro aspetto, proprio la carta dei servizi, ci sono due elementi: quello che si sta facendo con la regione, di cui è già stato detto prima, in più l'agenzia sta facendo anche un'azione per attivare attività legate alla carta dei servizi degli enti del servizio sanitario regionale. Sono usciti di recente due decreti che istituiscono dapprima un tavolo di lavoro interno degli URP, gli uffici di relazioni con il pubblico, che diventano il motore per promuovere una serie di attività e iniziative da proporre poi all'interno degli enti, e nello stesso tempo è stato istituito un tavolo regionale di coordinamento per la definizione delle linee guida per la carta dei servizi degli enti del servizio sanitario e anche dell'agenzia, che diventa quindi una modalità complessiva per affrontare questo tema, che è un tema sul quale c'è una forte pressione, una grande attenzione. L'ultimo punto, e ho finito, il nuovo piano sociosanitario. Volevo sottolineare due aspetti. Parlo del piano perché abbiamo visto è tra gli obiettivi che ha la stesura del piano e tra gli obiettivi che ha l'agenzia nel piano della performance, ma soprattutto perché tra gli indirizzi strategici del piano è stato proprio espressamente indicato la partecipazione, responsabilità e trasparenza. Non sono le solite parole che vengono utilizzate così, ma perché è la stessa predisposizione del piano, lo sta dimostrando, perché il piano non è ancora stato scritto, ma si sta facendo una campagna di ascolto per ricevere contributi da tutti gli stakeholder regionali, proprio perché si vuole raccogliere quanto più possibile quelle che sono quindi le sensazioni, le opinioni, le necessità che possono avere tutte le diverse realtà, per poterle farle confluire e fare in modo che questi temi diventino comunque parte integrante di quelli che saranno gli obiettivi della sanità nei prossimi anni. E chiudo qua. Allora ci sono l'ASAM, poi c'è l'ARPAM e l'ERAP. Dobbiamo darci un metodo, o ce la fate in 5 minuti a testa? 5-6 minuti, perché io vorrei ascoltare amici, perché poi devo andare io, altrimenti io do la parola subito, però sarebbe utile prima che finiate voi. Va bene, ce la fai tu? 5-6 minuti, ok. Vai Uriano. Anche perché le relazioni che avete, e vi ringrazio di averle predisposte, vengono messe agli atti, quindi vengono messe agli atti, che tra l'altro sono pubblicate, quindi sono ovviamente relazioni interessanti che acquisiamo agli atti. Io stesso, ripeto, forse per la prima volta l'ho fatta per iscritto, quindi... Allora, io parlerò invece molto più velocemente, devo concentrarmi in 5 minuti. Sono Uriano Meconi, sono all'ASAM da un anno e da pochi mesi, forse giorni, mi occupo anche della trasparenza e sicurezza. Sono stato nominato RSPP. L'ASAM è un'agenzia di servizi agroalimentari delle Marche, istituita con legge regionale, un ente pubblico economico, ed è un settore di riferimento per quanto riguarda le aziende agricole, ma non solo, anche le istituzioni, università, centri di ricerca. Questo è il nostro organigramma, chi vi parla, oltre ad essere dirigente dell'ASAM, è anche datore di lavoro dell'ASAM, quindi ha questa duplice responsabilità e la sento particolarmente anche gravosa, in quanto come è una responsabilità seria di un'azienda che ha 130 dipendenti in tutto e una decina di sedi.
Questi sono i servizi specialistici, non ve li so elencare, ma tanto molti di voi li conosce già l'ASSAM, quindi sono i servizi che l'ASSAM giornalmente mette a disposizione delle imprese sul territorio. E ho due pagine, poi come diceva l'assessore Cesetti, queste slide verranno consegnate, sono comunque state, verranno pubblicate. L'ASSAM è una dotazione organica di 98 dipendenti, 59 uomini e 40 donne, e le abbiamo anche suddivise per categoria, per età, eccetera. L'età media è tra i 45 e i 49 anni. Ma veniamo al tema di oggi. Per quanto riguarda gli obiettivi, il piano della performance, l'ASSAM è dentro il piano della performance della regione, quindi contribuisce ad implementare il piano della performance regionale, ha degli obiettivi diciamo generali e ha degli obiettivi specifici. Li potete già leggere, quelli del potenziamento, della prevenzione della corruzione e repressione dell'illegalità compare al primo posto come obiettivo, lo sentiamo particolarmente anche noi come obiettivo molto importante. Poi ci sono quelli specifici, come in qualità di ente pubblico economico è dotato del piano della prevenzione della corruzione trasparente 2018-2020, che è stato già approvato, ha un RSR, insomma, responsabile della corruzione, dell'anticorruzione e trasparenza, eccetera, insomma, si avvale di un codice, abbiamo il codice dei comportamenti, ma soprattutto, e questo vi volevo parlare, di questo, stiamo attuando un modello organizzativo gestionale, ex articolo 231. Voi sapete meglio di me, poi vado a concludere, che non eravamo tenuti con la legge Severino al piano della trasparenza e dell'anticorruzione, ma lo siamo stati obbligati con il decreto Madia, con il 97 del 2016, ma già prima però eravamo tenuti a fare il modello organizzativo, il MOG, con la 231 del 2001. Questo, vado sul MOG, questo è secondo me è una cosa molto importante, perché tra l'altro il MOG ridisegna una governance, responsabilizza diciamo tutti i dipendenti e diciamo, è anche diciamo esimente per quanto riguarda la responsabilità dell'ente. Voi sapete che il 231 ha esteso la responsabilità amministrativa alle persone giuridiche nell'ipotesi in cui venissero commessi reati dai propri dipendenti apicali e non, e questo si traduce sull'ente con una forte responsabilità anche di natura economica. Questo noi vogliamo evitarlo. L'ente, l'ASSAM è una diciamo struttura complessa, l'ho detto appunto, con 98 dipendenti e oltre 30 operai, e siamo molto attenti a che non si verifichi nulla. Tra l'altro, per quanto riguarda la sicurezza, ex decreto legislativo 81 del 2008, il MOG incide anche in maniera molto puntuale e precisa su di materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Per cui dedichiamo molto spazio, salto questa slide, queste sono le cose della prevenzione della corruzione che noi facciamo, per andare all'ultima, che questa è quella del MOG. Ecco, il MOG, quindi, per concludere, a questo modello organizzativo che noi stiamo realizzando, sarà, penso entro l'anno sarà effettivo, è un modello dinamico, naturalmente andrà aggiornato alle esigenze, calato nella realtà dell'ASSAM, ma sarà diciamo aggiornato alle esigenze che man mano poi si renderanno opportune. Ci sarà un organismo di vigilanza e all'interno conterrà un codice etico e tutto quello che poi serve per, diciamo, per rendere una organizzazione trasparente, diciamo efficace, e migliora tra l'altro il rapporto tra, dovrebbe migliorare perlomeno, ma così come l'ho inteso io, questo MOG, sia nel rapporto interno alla struttura ma anche e soprattutto verso l'esterno. Ecco, io credo molto in questo MOG, lo stiamo realizzando, mi auguro che l'anno prossimo di poter di parlare dei primi effetti di questo MOG. Vi ringrazio. Allora, adesso abbiamo l'ERA, stesso stile che mi pare ottimale, e così si finisce. Sì, buongiorno a tutti, sono Staffolani, direttore dell'ERAP Marche. E noi, per quanto ci riguarda, abbiamo già tenuto la giornata della trasparenza a Fermo quest'anno, il 7 di marzo,
e nell'ottica di una diffusione territoriale di questa iniziativa che avevamo concordato anche con il dottor Amici della Comarche, per cui ogni anno la teniamo in un presidio diverso, 2 anni fa ad Ancona, l'anno scorso a Macerata, quest'anno a Fermo, l'anno scorso, il prossimo ad Ascoli, cioè nei nostri presidi provinciali. E partecipiamo comunque di buon grado a questa iniziativa della Regione, che ringraziamo per l'invito, che ci permette di illustrare un attimo la nostra attività anche a una platea più vasta. Quindi faccio alcuni cenni in merito al nostro ente per i non addetti ai lavori, come hanno fatto del resto i relatori che mi hanno preceduto. Per quanto riguarda dunque le RAP Marche, è un ente abbastanza giovane, è stato costituito con decorrenza dal 1° gennaio del 2013 attraverso la fusione per incorporazione dei preesistenti 5 RAP provinciali. È un percorso che la Regione ha voluto avviare, lo aveva voluto avviare insieme all'ERSU. Per la verità quello dell'ERSU è stato molto più, diciamo, lungo e articolato, che è divenuta la realizzazione di un ente unico solo recentemente. Noi quindi siamo un ente unico regionale che ha una personalità giuridica, i 5 presidi provinciali sono rimasti, siamo articolati appunto nel territorio. E quali sono le attività, diciamo, che svolge l'ERAP? L'ERAP essenzialmente gestisce il patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica, quindi gestisce sia quello di proprietà che quello dei comuni. Al momento gestiamo circa 15.000 alloggi, di cui 11.000 di proprietà nostra e 4.000 circa di proprietà dei comuni. E l'ERAP svolge anche dei servizi, svolge ovviamente gli interventi costruttivi in materia di edilizia residenziale pubblica, che è l'altra grande attività, quindi amministrazione, realizzazione di interventi tecnici e gestione del patrimonio immobiliare, ma può svolgere anche servizi nei confronti di soggetti terzi, cioè di enti pubblici e privati, può appunto realizzare interventi di natura tecnica riguardanti la prestazione e l'espletamento delle gare e la realizzazione di recuperi di immobili o di nuove addirittura costruzioni. Per quanto riguarda il nostro personale, abbiamo l'organico, la pianta organica è stata recentemente rideterminata e comprende 141 posti. Di questi 141 posti erano coperti al 31 di dicembre 111 posti, quindi c'è una vacanza di 30 posti, e questa è una delle criticità dell'ente. Per del resto penso che si tratti di una delle criticità che riguardi un po' diciamo tutti gli enti pubblici, che a seguito delle note restrizioni in materia di assunzione hanno avuto una consistente riduzione del proprio personale. E, quindi l'organico comprende 58 donne e 43 uomini. E per quanto riguarda la parte, esatto. E la parte 53, e per quanto riguarda la parte finanziaria, l'ente è un ente che praticamente si autofinanzia con i proventi dell'amministrazione degli stabili, cioè con i canoni di locazione e con i proventi derivanti dagli interventi tecnici. Quindi è un ente che non fruisce di contributi statali o regionali, ma come dicevo si autofinanzia. Venendo adesso rapidamente al piano della performance, il piano della performance abbiamo approvato nei termini di legge il 23 di febbraio di quest'anno e comprende, in conformità a quelle che sono state le indicazioni dell'organismo di valutazione regionale al quale anche noi siamo soggetti, 6 aree strategiche come obiettivi, che lo COCIP ci aveva consigliato di definire meglio queste aree che negli anni precedenti erano praticamente una sola, cioè l'armonizzazione dell'attività dell'ente, e abbiamo appunto invece meglio specificato queste aree di intervento e abbiamo anche individuato, sempre sul suggerimento del COCIP, degli obiettivi per così dire sfidanti. E di questi obiettivi vi illustro, diciamo, rapidamente, cerco di illustrarvi il primo, che poi è il più importante, come ha sottolineato la dottoressa Valdassari anche per la Regione, l'attività inerente la ricostruzione post-sisma. Forse, diciamo, molti non lo sanno, ma il nostro ente
ha dato, fornito un contributo molto importante nella ricostruzione. La Regione, infatti, ricordandosi della precedente esperienza del 1997, in cui noi, tramite i presidi di Ancona e Macerata specialmente, che erano allora avevano appunto la propria autonomia, avevano realizzato le cosiddette casette di legno, anche questa volta ha voluto utilizzarci come braccio operativo. E quindi ci ha affidato, tramite una convenzione del 2016, l'incarico di realizzare le opere di urbanizzazione e di fondazione delle SAE. È stata un'attività molto complessa, che ha impegnato in modo massiccio tutta la struttura dell'ente. Ci siamo organizzati in maniera sinergica tra i 5 presidi, quindi abbiamo per questo tipo di attività svolto 3 tipologie di interventi, cioè la validazione dei progetti, la direzione l'espletamento dei gare di appalto e la direzione dei lavori. La realizzazione delle gare di appalto, l'espletamento delle gare di appalto e la validazione dei progetti è avvenuta tramite il presidio di Pesaro, che era quello non interessato sul territorio dagli eventi sismici, mentre anche se poi hanno collaborato anche per le gare altri presidi, perché poi erano venute tutte insieme queste gare e quindi se le abbiamo dovute necessariamente suddividere, mentre per la direzione dei lavori hanno operato i presidi che erano effettivamente stati colpiti dagli eventi sismici, cioè Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e in parte anche Ancona. Quindi per le SAE appunto si è trattato, abbiamo urbanizzato 75 aree e abbiamo messo nel piano della performance il completamento, perché al 31-12 erano da completare ancora 40 aree per quanto riguardava la realizzazione e poi anche il collaudo di tutte le restanti. Quindi un'attività massiccia, lo ripeto, che abbiamo consegnato 1650 SAE, come diceva ieri la Regione in un proprio comunicato, ne mancano circa 250 nei comuni di Visso e Camerino. Questa è la prima attività. Poi la seconda, quindi il piano della performance, abbiamo inserito il completamento di queste aree. Il secondo obiettivo legato al sisma era quello relativo all'acquisizione dell'alloggi, del patrimonio immobiliare invenduto, cioè questa è un'altra operazione virtuosa, che la Regione ha voluto avviare per realizzare un duplice scopo: da un lato dare un contributo alle imprese del settore edilizio, che come voi sapete era quello che era stato più colpito dalla crisi economica che ha investito nel nostro paese, quindi consentendo l'acquisto di alloggi che magari erano invenduti da parecchi anni. E in secondo luogo appunto in questa maniera si è dato un alloggio, si cerca di dare un alloggio vero e proprio, non delle strutture emergenziali, ai soggetti interessati. E al termine poi di questo percorso, una volta finita l'emergenza, questi alloggi diventeranno alloggi di edilizia residenziale pubblica a tutti gli effetti e saranno destinati ai soggetti che sono inseriti nelle graduatorie. E per questo tipo di attività noi abbiamo qui anche svolto un'attività molto imponente, grazie anche al presidio di Ancona in questo caso principalmente, che ha emanato 3 avvisi di gara, e a seguito dei quali sono pervenute offerte per 1600 alloggi. Di queste ne sono state ritenute idonee all'acquisto, perché in possesso dei requisiti energetici di conformità alla normativa antisismica, e ne sono stati proposti per l'acquisto 900. La Regione Marche ha finanziato una prima tranche di 364 alloggi e quindi nel 2018 l'obiettivo è stato quello di completare il terzo avviso, l'istruttore del terzo avviso che era stato pubblicato a settembre 2017, e di arrivare alla stipula dei contratti e all'effettivo acquisto. È quello che abbiamo fatto adesso a giugno, abbiamo stipulato i primi 30 preliminari di acquisto per oltre 100 alloggi, entro 60 giorni dovremo procedere alla stipula degli atti definitivi. Poi abbiamo il terzo filone di attività, sempre legato alla ricostruzione post-sisma, è quello relativo alla ricostruzione vera e propria, cioè anche l'ERAP ha subito danni molto ingenti dalle scosse del 2016, di gennaio del 2017, tant'è che nel sistema delle opere pubbliche abbiamo inserito una richiesta di danni per oltre 13 milioni di euro. Anche questa è un'attività che ha interessato tutte le strutture tramite centinaia di sopralluoghi, abbiamo avuto oltre 200 alloggi inagibili. E quindi l'attività del 2018 è quella di ricostruire gli alloggi. Abbiamo 5 interventi, abbiamo inserito nel piano della performance 5 interventi per il presidio di Macerata e 3 interventi per il presidio di Ascoli Piceno per la ricostruzione, quindi tramite
la progettazione, la gara di appalto e l'aggiudicazione dei lavori. Quindi questo adesso era l'obiettivo, l'obiettivo fondamentale, diciamo, quello che copre praticamente il 70% anche per noi dell'attività. Poi c'erano altre aree strategiche, adesso un po'. Organico, ecco. Avevamo poi parlo di questo altro obiettivo che era diciamo particolarmente importante, che era stato avviato nel corso del 2016, cioè la regione ha inserito nel piano triennale dell'edilizia residenziale pubblica 2014-2016 la cessione degli alloggi ERP in modo da poi ottenere dei proventi da reinvestire in altri interventi costruttivi. Quindi è un'attività che è iniziata nel 2016, nel 2017 avevamo posto come obiettivo la vendita di 100 alloggi e per il 2018 appunto abbiamo previsto ulteriormente la vendita di altri 100 alloggi. Qui noi abbiamo acquisto per 3.700 alloggi. Purtroppo la risposta non è stata in linea con le attese sia nostre sia anche della regione, e infatti sono arrivate solo 570 domande, e di queste noi comunque diciamo, abbiamo fatto la nostra, sono poi pervenute 250 rinunce tra questi che avevano aderito, e l'obiettivo appunto per il 2018 dicevo, è quello di vendere 100 alloggi, ma è un obiettivo che ovviamente non dipende solo dalla nostra volontà, ma dipende anche dalla volontà della controparte, perché poi molti stanno diciamo chiedendo delle dilazioni perché magari non hanno la provvista necessaria. Comunque questo è un obiettivo strategico che ci ha consentito finora di introitare circa 7 milioni di euro e appunto contiamo per la fine dell'anno comunque di arrivare a questo obiettivo. E insieme all'altro che è stato inserito, che riguarda la cessione residua di alloggi relativi alla 560 che era la precedente legge. Qui diciamo che, come dicevo prima, l'offerta, la lesione è stata minore perché i prezzi sono decisamente più elevati. Qui la media dei prezzi è di 60.000 euro per ogni alloggio, con la precedente legge eravamo intorno ai 25-27.000 euro ad alloggio, quindi la differenza è abbastanza consistente. Comunque io quando diciamo, ho assunto il mandato ho trovato diciamo, dell'arretrato nei presidi di Ascoli e Fermo relativi alla precedente legge che era del 93, perché anche qui come sempre c'è stato un pochino di rimpallo di responsabilità, di competenze, dato che prima degli alloggi di Ascoli sono passati a Fermo quando Fermo è divenuto provinciale come ente. E comunque questo è un obiettivo che ho voluto mettere nel piano della performance proprio per incentivare le strutture a portare avanti anche queste pratiche arretrate. Quindi anche per questi alloggi ne abbiamo venduti una trentina nel corso del 2017 e ne prevediamo un'ulteriore cessione di altri 30 nel corso del 2018. Lo stesso per quell'altro obiettivo del DPR 259, si tratta di un obiettivo diciamo così di minore rilievo comunque. E poi l'altra questione era la prosecuzione, l'altro obiettivo fondamentale era la prosecuzione del processo di uniformazione dell'attività dell'ente. Questo dell'uniformazione è un problema che l'ERAP si sta portando dietro diciamo, dalla sua costituzione, in quanto appunto c'è la necessità di uniformare le varie procedure e attività. E qui abbiamo fatto dei passi decisamente in avanti nel corso degli anni, ma qui abbiamo inserito altre attività, così come per dire evidenzio quelle magari quelle più importanti, per esempio la introduzione a livello informatico di un sistema unico per tutti gli ERAP. È un sistema che riguarda la gestione della manutenzione degli alloggi, la cessione stessa degli alloggi a cui prima accennavo e anche la gestione del rapporto locativo, perché fino ad ora diciamo, gli ERAP provinciali avevano dei sistemi informatici
diversi, quindi abbiamo espletato una gara per aggiudicarci un programma unico e adesso l'obiettivo è quello di estendere gradualmente questo programma a tutti gli ERAP. Abbiamo iniziato con il presidio di Ancona alla fine del 2017 e è prevista adesso a breve la introduzione del programma del presidio di Pesaro. L'obiettivo è quello di estenderlo anche agli altri tre presidi sempre nel corso del 2018. Lo stesso per quanto riguarda l'altro programma della redazione dell'inventario, anche qui si operava in molti casi anche manualmente, quindi la situazione di ogni presidio era diversa. Anche qui abbiamo acquisito un programma unico informatico da una ditta del settore e lo stiamo gradualmente proponendo ai vari presidi, anche qui in maniera differenziata, perché ognuno partiva da basi diverse. Se puoi affrettare un attimo, sì, scusami. No, niente, diciamo che gli altri ho illustrato quelli legati al sisma, che erano sicuramente gli obiettivi più importanti, strategici, esatto, non solo per noi che siamo ente dipendente della regione, ma anche per la regione stessa, come pure quello della cessione degli alloggi, e per questi altri ecco c'è poi il necessario collegamento con il codice di prevenzione, con il piano di prevenzione della corruzione secondo le direttive dell'ANAC, che qui magari ecco l'ingegnere Urbinati, se vuole illustrare qualcosa, cedo la parola. Grazie. Bravo, grazie. Allora, buongiorno, no, le slide non ve le faccio vedere, quindi quelle poi verranno pubblicate e ve le guardate con calma. Quindi due parole veloci per seguire al ragionamento di Daniele. Io sono Maurizio Binanti, sono stato nominato responsabile di prevenzione e corruzione da pochi mesi, ho sostituito l'avvocato Ascoli che era il precedente, che è andato in pensione, e quindi due parole solamente per dire alcune delle filosofie e degli atteggiamenti che stiamo cercando di utilizzare, finalizzati alla trasparenza e finalizzati appunto alla riduzione del rischio corruzione. Chi conosce l'attività dell'ente sa che noi ci occupiamo appunto, come ha detto Daniele, principalmente di appalti, di esecuzione di opere pubbliche, abbiamo gestione di alloggi, quindi contratti e rapporti con inquilinato. Le azioni che cerchiamo da fare è che pensiamo quindi che trasferire nella pratica quelle che sono poi le norme che riguardano la trasparenza e la corruzione sono appunto le filosofie che abbiamo adottato per cercare di ridurre al minimo i rischi di corruzione. Faccio alcuni esempi per rendere così chiara la questione. Noi operiamo in attività manutentiva sul nostro patrimonio che è di circa 15.000 alloggi con accordi quadro, sono accordi quadro biennali in cui dividiamo per zone territoriali gli alloggi, e quindi ci saranno delle aziende che per un arco temporale di 2 anni si occuperanno delle attività manutentive di queste aree. In questi casi ci sono delle figure professionali che sono i direttori dei lavori, sono gli assistenti che si occupano dei rapporti con queste imprese. Noi a questo diamo rotazione semestrale dei soggetti che si occupano dei rapporti professionali con queste imprese. Quindi applichiamo il sistema della rotazione anche a livelli professionali più bassi, diciamo quindi ispettori di cantiere, per evitare che possano nascere rapporti anche di amicizia, anche diciamo così, di vario tipo, che possono agevolare poi nel tempo sistemi corruttivi, ma anche senza arrivare proprio al sistema corruttivo, quei sistemi che in qualche modo rendono poi non efficace neanche l'azione che nel tempo si va a realizzare. Quindi questo è un metodo che utilizziamo. Un'altra cosa, noi ad Ancona, come presidio di Ancona, ce l'avevamo già da molti anni, da una quindicina d'anni, e cioè la carta dei servizi, che nel momento in cui l'ente è diventato regionale si è cercato, e ora con i sindacati si sta ragionando per estendere questo sistema, ed è anche nel piano della performance una carta dei servizi, proprio per definire in maniera chiara, trasparente e agevole sia per gli utenti e anche per i non utenti, ma semplicemente per coloro che vogliono verificare e controllare quali sono le modalità di azioni dell'ente, appunto le modalità e l'interfaccia che l'ente vuole adottare con i propri inquilini, chiamiamo con i propri clienti, che siano inquilini, imprese e quant'altro. Quindi ecco, e anche nell'attività quotidiana quello che cerchiamo appunto di fare, visto che in realtà abbiamo una difficoltà, che è quella del numero del personale. Noi abbiamo un personale che è molto modesto, peraltro diviso in 5 ambiti territoriali, quindi il tema della rotazione, che è un tema estremamente importante, appunto lo riusciamo ad adottare, ma non è sempre così agevole adottarlo, e quello è una criticità che in qualche modo
va risolta. E l'altro aspetto è quello della trasparenza. Noi abbiamo un sito che appunto prima era un sito diviso per presidi, poi dalla unione dei 5 presidi ora abbiamo un sito erapmarche.it con il nostro server che appunto è a disposizione di tutti, dove c'è la pagina ovviamente prevista per legge della trasparenza, ma dove cerchiamo di mettere le più informazioni possibili in ordine a tutte le attività e le iniziative che vengono svolte. Quindi questi in termini generali, quelle che sono le azioni che noi cerchiamo di fare e che quotidianamente vogliamo fare, cioè l'attenzione forte è sì, gli aspetti meramente normativi e burocratici sono naturalmente fondamentali perché rappresentano l'ossatura che fanno muovere l'azione, ma poi quello che è l'attenzione a concentrarci molto sulla pratica. Abbiamo fatto, come diceva, la giornata già per la trasparenza del nostro ente a marzo, i prossimi giorni ci saranno i corsi di formazione per il personale, per tutte le figure, lunedì e martedì prossimo, quindi le attenzioni le stiamo ponendo tutti. Ci auguriamo, ecco, anche grazie al supporto di alcune associazioni che partecipano anche alle nostre iniziative, che hanno in qualche modo anche fornito elementi di aiuto, diciamo, per poter svolgere al meglio questa attività, di poter promuovere appunto al meglio le attività che stiamo facendo. Poi dalle slide vedete tutte le varie questioni, va bene? Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie veramente. Allora, abbiamo la collega dell'ARPAM che ha dichiarato anticipatamente la propria disponibilità alla sintesi e quindi la ringraziamo di cuore fin dall'inizio. Sicuramente sintetizzo, però ho bisogno di un attimo aprire la... ecco. E, intanto una breve premessa. In questi anni, in particolare dal 2017, ci sono stati due eventi che hanno condizionato, seppur in senso positivo, tutta l'attività dell'ARPAM, perché in quell'anno l'ARPAM si è riorganizzata internamente, per cui dai servizi matriciali presenti in ciascun dipartimento provinciale si è passati a due servizi, laboratoristico e territoriale, e il che ha comportato naturalmente un riordino interno e riallocazione del personale che è stato particolarmente impegnativo e ancora prosegue. Il secondo evento molto importante a livello nazionale è l'applicazione della legge 132 del 2016 che ha istituito il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, a cui naturalmente l'ARPA Marche aderisce e deve aderire, e questo comporta tutta una serie di modifiche a livello appunto nazionale, e con predisposizione di documenti, linee guida che determineranno in futuro una uniformità di comportamento nelle varie agenzie ambientali, con istituzione di un codice dei servizi nazionali e quindi istituzione dell'EPTA e livelli essenziali di protezione per l'ambiente. E, ecco, detto questo, però, questo non ci ha impedito di lavorare e di adempiere sia a quelli che sono gli obblighi di legge per quello che riguarda la tematica della giornata, e che comunque a pensare ad un miglioramento continuo di questa attività. Tant'è che particolarmente attenzione appunto poniamo anche a quelle che sono il punto di vista degli utenti esterni. Avevo, ecco, se poi volete potete verificare le slide che ho inserito riguardo al report dell'Istat redatto, insomma stampato, predisposto nell'ottobre 2017, che appunto dove è molto significativo, ci sono delle slide, delle tabelle molto significative rispetto appunto a questo punto di vista. Sono stati individuati 8 settori, fra cui gli uffici pubblici, e quindi ci sono degli studi, seppur con insomma, naturalmente un certo margine di errore, quello che è uno studio statistico, che riguardano le famiglie in cui almeno un componente ha ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di favori o servizi nel corso della propria vita negli ultimi 3 anni e negli ultimi 12 mesi. Quindi salto tutto. Anche se ci sono delle parti che riguardano anche la nostra zona, il centro Italia, e quindi già da qualche anno appunto naturalmente anche noi abbiamo posto la massima attenzione a collegare
il piano della performance con il piano della anticorruzione, e per cui appunto obiettivi relativi 2016-2017 diversi sia nell'ambito dei progetti generali di budget sia nell'ambito dei progetti direzionali che sono destinati a singole figure e uffici, e tutto questo sempre in funzione del nuovo organigramma. E per il 2018 gli obiettivi sono in corso di declinazione e prevedono il monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito web e la predisposizione di un regolamento in materia di whistleblowing. E l'anno passato abbiamo fatto il documento di valutazione dei rischi con pesatura dei processi e relativi correttivi, anche questo tutto riferito al nuovo organigramma. Abbiamo sintetizzato la nostra attività in 20 processi, sia di tipo più prettamente tecnico che gestionale amministrativo, e per ognuno di loro abbiamo appunto considerato vari aspetti. Salto tutto, un esempio che volevo fare era quello che riguarda il rilascio dei contributi tecnico-ambientali che rilasciamo per le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, e vado oltre, se volete appunto potete verificarlo. Abbiamo, per quello che riguarda la responsabilità in materia di pubblicazione obbligatoria, redatto un elenco da cui si vede e si evince, anche se questa tabella lo sapevo non è leggibile, però nell'ultima colonna ci sono individuate le persone, gli uffici che sono appunto predisposti e responsabili della pubblicazione. Nell'ambito dell'SNPA l'ARPA Marche partecipa ai vari tavoli e uno di questi ha portato alla redazione del regolamento in materia di accesso civico e generalizzato, che è stato adottato con determina nel 2017. E per quello che riguarda appunto il whistleblowing, e anche sempre nel report La corruzione in Italia dal punto di vista delle famiglie, abbiamo visto che in pochi, e sappiamo, in pochi denunciano, perché sporgere denuncia pare inutile e perché non interesserebbe a nessuno. E quindi, dicevo anche prima, appunto un obiettivo che verrà inserito fra quelli del 2018, è già inserito, è la gestione del whistleblowing con le procedure per la segnalazione degli illeciti e sicuramente tutti gli strumenti necessari per la tutela dei segnalanti, quindi garanzia di riservatezza dell'identità, tutela contro le ritorsioni o comportamenti discriminatori, tutela dei consulenti e collaboratori dell'agenzia a qualsiasi titolo e dei soggetti esterni segnalanti. Tutto questo verrà naturalmente poi illustrato in seno ai programmi di formazione, con anche informazioni periodica sulla nostra newsletter che ha cadenza quindicinale, ed eventualmente apposite informative su argomenti specifici. Con questo finisco. Grazie. Allora, diamo avvio al tanto auspicato dibattito. Facciamo un gesto di grande stile. C'è la signora qua in prima fila, se ha qualcosa da dire le diamo la preferenza. Sì? Perfetto. Allora, no, ha rinunciato, oggettivamente. Allora, anch'io vi chiedo la sintesi perché vi vorrei ascoltare, perché come ho detto devo andare via purtroppo perché c'è un impegno. No, cominciamo dal signore, amici, cominciamo quello che si è mosso per primo, diamogli un minimo di... è quello che ha alzato la manina per primo. Prego, può venire qua che c'è il microfono, per favore? Grazie. Ci abbiamo il microfono attivato? Prego, grazie, io sono Sartini Giorgio, sono consigliere comunale del Comune di Senigallia e volevo fare alcune domande, una all'assessore Cesetti, una alla dottoressa Baldassarri, infine una a Costanzi, all'avvocato Costanzi. La prima domanda che volevo fare alla Baldassarri riguarda le performance. Quindi nella sua illustrazione ci ha indicato che la gran parte delle performance erano orientate al doposisma di tutte le varie strutture, però ha anche detto una percentuale, mi sembra del 10, erano riservate per quello che riguarda la sanità e l'ambiente. Nel dettaglio volevo capire che tipo di performance erano state date, cioè che raggiungimento di obiettivi a livello di sanità e di ambiente
in quanto il piano sanitario regionale non lo abbiamo, che è scaduto, quindi quando uno fa un progetto insomma bisogna anche capire su cosa viene basato, mentre a livello ambientale lo stesso, non c'è un'individuazione delle priorità a livello regionale, non era stata fatta ancora, è stata fatta redatta ultimamente, per quello che devono essere gli interventi da fare, quindi le priorità da mettere in campo. E vado avanti per Cesetti, invece mi sono occupato ultimamente del Consiglio Comunale, visto che per la trasparenza diciamo mi spendo abbastanza nella mia amministrazione, dell'incompatibilità tra responsabile della prevenzione e corruzione e trasparenza e di essere nel contempo componente dell'OIV per la stessa figura. Quindi volevo chiedere all'assessore se era possibile magari che facesse una circolare in cui mette in evidenza che questi due compiti, che di solito sono assegnati o al segretario comunale o a figure diciamo apicali delle amministrazioni comunali, si espliciti che siano incompatibili, come l'ha detto l'ANAC, però nella nostra regione so che è abbastanza usuale. Un'altra cosa che volevo segnalare, la stessa incompatibilità rispetto alla legge regionale 1/2014, l'articolo 12, e le funzioni di dirigente della Polizia Municipale, che non può essere assegnata ugualmente al segretario comunale come è da noi. E questo diciamo è un altro aspetto che bisognerebbe curare, perché la trasparenza passa appunto da anche da non accentrare incarichi tutti in un'unica figura. L'ultima domanda all'avvocato Costanzi, siccome sono stato ripreso perché stavo facendo una registrazione, qual è l'articolo di legge che vieta di registrare un incontro pubblico e quindi aperto a tutti sulla trasparenza? Grazie. Altro? Io sono Fabio Amigli, cercherò di essere breve anche perché le domande che vorrei fare richiederebbero molto più ampio spazio temporale. Ecco, io mi occupo di trasparenza anticorruzione e faccio parte di un'associazione di consumatori e utenti che tutela voi, le vostre famiglie, i vostri figli, perché noi ci occupiamo di voi, degli utenti dei servizi. Allora, focalizzo l'attenzione su alcuni temi. Siccome qui abbiamo la fortuna di avere una serie di dirigenti, altro competenti nelle materie, ecco, leggo l'allegato numero 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013. Voi sapete che ogni anno viene emanato un Piano Nazionale Anticorruzione in base al quale devono essere redatti i piani di prevenzione della corruzione di tutte le pubbliche amministrazioni. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione. Questo piano 2013 dispone che le pubbliche amministrazioni devono, non possono, devono procedere come da indicazioni già ricevute dalla delibera numero 6 del 2013 della CIVET, alla costruzione di un ciclo delle performance integrato che comprende gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi. Questo è importantissimo, perché una pubblica amministrazione eroga servizi e i servizi devono essere di qualità. Esiste una normativa, il DPCM 27 gennaio 1994, la direttiva Ciampi-Cassese, che prevedeva l'articolo 3 delle sanzioni amministrative disciplinari nei confronti dei direttori generali, dirigenti che non avessero osservata, che purtroppo nella nostra regione è stata completamente disattesa. E se adesso gli uffici si muovono su questo tema delle carte dei servizi, a comprendere l'ARS che abbiamo chiesto noi, questo tavolo è partito, ma se si riunisce una volta ogni 6 mesi non arriva molto lontano, basta fare un riscontro con quello che ha fatto la Regione Toscana, aprite il sito, vedete osservatorio delle carte dei servizi, la Giunta Regione Toscana si è mossa 15 anni fa, 20 anni fa, come si è mossa la Regione Campania nelle carte dei servizi sociali, la Regione Marche purtroppo è stata ferma 20 anni. Ecco perché non può fare questo piano integrato con gli standard, perché gli standard non ce l'ha, perché se andiamo a vedere le carte dei servizi della Giunta Regione Marche, dell'Asur Marche, sono degli elenchi dei servizi, non prevedono gli standard qualitativi e quantitativi come prevede la legge. E se andiamo a vedere la carta dei servizi dell'ARPAM, e noi abbiamo scritto e ci deve rispondere gentilissima responsabile dottoressa Malzalorzo, voi chiamate standard quelli che non sono standard. Fate un confronto con la carta dei servizi dell'ARPAM Emilia Romagna. Quindi questo argomento
a noi sta molto a cuore. Nel piano di prevenzione della corruzione 2017-2019, all'allegato D come domodossola, era prevista, anche a seguito dei nostri impulsi, l'obbligo da parte di tutti i dirigenti della Giunta Regione Marche di redigere le carte dei servizi entro il 31 dicembre 2017, allegato D al piano di prevenzione della corruzione della Giunta 2017-2019. Tutto questo poi è sparito. Nel piano delle performance vengono messe le carte dei servizi, almeno una all'anno. Ma vi sembra coerente con i principi del DPCM 27 gennaio 94 che prevede delle sanzioni, proprio perché è un'attività obbligatoria e la nostra regione, come altri enti, sono completamente in ritardo, chiamiamolo, prevedere nel piano delle performance e dare anche dei premi ai dirigenti quando si fa un'attività come quella delle carte dei servizi, che è obbligatoria dal 1994? E attenzione, non aver applicato queste norme danneggia tutti noi, tutti voi, perché queste norme vanno applicate nel trasporto pubblico locale. La carta dei servizi del Trenitalia, grazie anche a me che ho spinto, finalmente nel 2018 coinvolge le associazioni dei consumatori nel monitoraggio degli standard. Quella del 2017 a noi non ci ha mai coinvolto, non ci ha mai convocato associazioni. Questo vale per i rifiuti. Il dottor Tallarico, dirigente del CRCU, che è questo comitato delle associazioni dei consumatori, scrisse ai presidenti degli ATO 3 anni fa dicendo che l'articolo 2,461 della legge finanziaria 2008 prevedeva l'obbligo di coinvolgere le associazioni dei consumatori ogni qualvolta l'ente pubblico dà in gestione il servizio. Quindi la nostra regione, purtroppo, e me ne duole in primis, è in ritardo spaventoso su questo tema, a differenza di altre regioni, a differenza di quello che prevede le leggi. Come fate a fare il piano integrato con gli standard se gli standard non ce l'avete? Andate a vedere sul sito quel lavoro che sta facendo le PF Performance. Molto dipende anche dal mio stimolo, dalle mie lettere, dalle mie diffide che ho fatto. Si è messo in moto, benissimo. Adesso vediamo, ma la prima cosa, dovete fare un regolamento che prevede l'indennizzo automatico e forfettario all'utente, perché queste norme sono meravigliose per noi cittadini. Lo standard di qualità dei servizi deve essere uno standard generico, uno standard specifico. Se l'amministrazione, anzitutto lo standard deve coinvolgere gli stakeholders per stabilire gli standard, lo dice la delibera Civit numero 3 del 2012, perché altrimenti l'amministrazione è autoreferenziale. Ma se non si rispetta lo standard, ed è qui la sfida, c'è un indennizzo all'utente, ma capite l'importanza di queste norme? La pubblica amministrazione utilizza la fiscalità sociale, se tutti lavorano siamo tassati, è perché questi fondi vanno alla fiscalità pubblica nazionale e regionale. Perché? Perché servono alla macchina amministrativa per svolgere servizi di qualità ai cittadini, a noi, ai vostri figli, e devono essere svolti secondo standard di qualità che devono essere migliorati annualmente. Ma come mai la nostra regione, andiamo a vedere le carte dei servizi, questi standard non ce l'ha? E questo è gravissimo. Quindi bisogna mettersi a lavorare. E come mai, dottor Costanzi, nel piano anticorruzione 2017-2019, quando l'allegato D era lei all'epoca, a parte che noi abbiamo ogni anno cambio responsabile della prevenzione della corruzione, faccio l'elenco, questo non va bene, caro assessore Cesetti, c'è un responsabile, deve rimanere, avete cambiato 5 responsabili della prevenzione della corruzione. Nel piano di prevenzione 2016-2018 era stata accolta la nostra proposta di fare una legge che regolamenta le attività delle lobby. Che non va bene, amici. Scusi. Può essere anche un'opportunità quella di cambiare. Sì, no? Però quello che abbiamo detto nel piano va fatto. Voi nel piano anticorruzione 2017-2019 avete accolto la nostra proposta, una legge regionale, come esiste in molte regioni, che disciplina l'attività delle lobby e le rende trasparenti. Accolto. Una legge sulla partecipazione democratica dei cittadini ai procedimenti legislativi, accolta, come ce l'hanno molte regioni italiane. E dove siamo? A che punto siamo? Avete emanato una legge, la numero 16 del 2014, è importantissima, mentre il procuratore Macri, il procuratore Palombo gridava, il Palumbo da Pesaro gridava alla corruzione, alla criminalità organizzata nella nostra regione, con dichiarazioni agghiaccianti, se volete ve le leggo, perché qui ho la raccolta, volete che ne leggo qualcuna? Questo è recente, 'Ndrangheta alle mani delle Marche, ma è scattata la confisca dei record, 20 dicembre 2017, Banca delle Marche, 5 milioni di finanziamenti date a ditte collegate con la 'Ndrangheta, attenzione, sono affermazioni pesanti. La Regione Marche ha emanato la legge 16 del 2014, l'istituzione di un tavolo di lavoro con i prefetti, questori,
per lavorare contro la criminalità organizzata nelle Marche, per lavorare sulla legalità, legge 16 del 2014. Non è stato mai attuato questo tavolo, poi è stata abrogata con la legge 27 del 2017. Ma è possibile? Una regione come le Marche, l'istituzione di un tavolo di lavoro con i prefetti, i questori, contro la criminalità organizzata, non è stato fatto nulla, nessuno l'ha denunciato, nessuno l'ha segnalato, salvo io che non sono nessuno, io non sono nessuno. Ma è possibile? Grazie. Bravissimo. Io dico, allora, siccome tra l'altro volevo andare via, rispondo subito al mio amico Amici, perché ci sentiamo spesso. No, grazie. Mi fa piacere. Però, la sua apertura. Siccome mi posso, ci diamo anche del tu, quindi mi posso permettere anche di, diciamo, osservare. Il tema che si cambi spesso il responsabile per la io credo che sia un fatto positivo, che sia un fatto positivo affinché sempre la stessa persona non stia in quel ruolo così delicato, che va da sé che ci vuole il ricambio continuo, e quindi non ci siamo su questo, abbiamo ragione noi, è così, perché va cambiato perché possa garantire meglio, perché possa garantire meglio quella funzione. Per quanto riguarda l'altra, il riferimento che Amici ha fatto alle dichiarazioni dei procuratori in ordine diciamo alle infiltrazioni criminali mafiose nella nostra regione, io mi permetto di osservare due cose. La prima, che noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo sempre essere attenti, vigili, inflessibili, come stiamo facendo. Però i procuratori, e lo dico senza alcuna, i procuratori dovrebbero parlare con gli atti, non con le dichiarazioni, perché a fronte di affermazioni dove si dipinge la nostra regione come, diciamo, assaltata da infiltrazioni mafiose, io non ho visto un atto, un arresto, una sentenza, un processo che valuti quei fatti. Quindi per citare le parole che citava Amici, siccome sono abbastanza coraggioso, quando il procuratore Macri dice nella nostra regione ci sono le infiltrazioni criminali, che li prenda, perché è un suo compito, che li prenda, li vada a prendere, li arresti. Ma stiamo scherzando? Gli arresti. Quindi, Amici, allora, perché noi tra l'altro lo dobbiamo anche tutelare l'immagine della nostra regione, no? È chiaro? Per quanto riguarda la domanda di prima, noi l'OIV è esterno alla nostra regione, no? È esterno, quindi non c'è bisogno di fare. È scelto al di fuori, non c'è confusione tra i compiti del... Non c'è confusione, no. No. Sì, non c'è... Non è un equivoco, cioè, si chiama interno, ma è formato dei componenti... Esterni. No, e quindi non c'è, ministero, sono e, quindi non c'è no. E quindi non c'è la necessità di fare quelle circolari che si auspicavano prima. Per noi non c'è questa necessità. La Regione Marche non è che c'ha possibilità in questa materia di emanare regolamenti vincolanti per nessuno, No, non abbiamo le prefetture. Il tavolo che verrà istituito, che noi abbiamo deliberato, ovviamente costituisce una grande opportunità di collaborazione attraverso appunto un protocollo, perché la regione non ha, tra virgolette, l'autorità, no?
per dare determinate disposizioni agli enti locali, ok? La regione può esercitare invece l'autorevolezza, che è una cosa diversa. L'autorevolezza la si esercita attraverso una condivisione, ad esempio all'interno di un tavolo, con il coinvolgimento delle prefetture e via dicendo. Capito, amici, come funziona? Amici, amici. Amici, ascolta, un attimo, rilassati, amici. Rilassati un attimo. Io adesso devo andare. Io purtroppo devo andare via perché è un altro impegno, ma sempre legato istituzionale. E quindi, lo so, se non me ne frega niente. A me me ne frega meno di lei, non è che. Diciamo, se a lei non gliene frega niente, chiaro? No, non è così. Non è così. Vi dico semplicemente una cosa: guardate, io sono 3 anni che sto qui a fare l'assessore. Sono 3 anni che faccio l'assessore, ho fatto il presidente della provincia, ne ho fatte diverse. Io credo che sui temi della trasparenza, della legalità, di questi temi molto importanti e sensibili, io credo che la Regione Marche non debba prendere lezioni a nessuno. Ovviamente bisogna sempre fare di più, bisogna migliorarsi, bisogna stare attenti, pretendere anche di più, ma io credo veramente, in questi 3 anni di esperienza diretta, che la Regione Marche molto abbia fatto e molto stia facendo e veramente non debba prendere lezioni da nessuno. Però sono d'accordo con voi su un punto: che si può e è auspicabile che si faccia anche di più nell'interesse appunto dei cittadini. Sì.